Fai attenzione al chupacabra, eh. Fai attenzione. Bosco dell'Interland Anconetano, puntata alla ricerca del chupacabra, che non significa che troverò il chupacabra, ma significa che vado alla ricerca del chupacabra, quindi non ci rimanete male se non lo troverò. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ecco l'accesso ai sotterranei. Quello che vedo io tu non lo vedi. E di notte venendo qui. Si deve fare Zomeco. Un nome celtico. Quindi questi hanno sparato. Ma fai attenzione, Omar. Buchenwald, Mauthausen e Auschwitz. Che sorge sopra il cimitero di Suore. Si è incagliato qui, cominceremo a scavare. Dopo l'avvistamento, è stato dopo. Se ne uscirà fuori il chupacabra. Dentro il rifugio antiaereo di Abinadello. Però nell'Interland Anconetano, per esempio, trovando questo tipo di cartelli, quindi attraversamento fauna selvatica con lepre, procione, ma forse qui più tasso, anatra selvatica e cervo, quindi in queste zone metterò una fototrappola e cercherò di raccontarvi quello che è la vita selvatica del bosco anconetano. Cercheremo di scoprire cosa succede di notte e quali animali attraversano questi boschi e in ultimo, visto mai, che ci sia veramente il chupacabra. In queste zone passano sicuramente caprioli e cinghiali, quindi vado dai più grossi ai più piccoli, tassi, istrici, lepri. Quindi qualsiasi tipo di piccolo animale selvatico, e adesso proviamo a vedere se riesco a beccarne qualcuno per raccontarvi un po' la vita segreta del bosco. E adesso vi faccio vedere come funziona la fototrappola. Eccola qui, questi sono dei sensori, quindi quando un animale passa davanti a questa fototrappola, con questi infrarossi e da questo obiettivo si registra un video di 10 secondi, quindi chiunque passa qui davanti verrà immortalato e io la posizionerò, credo, in quell'albero lì, proprio perché sono sopra alla tana di un tasso. Questo dovrebbero essere i buchi di entrata del tasso. 1, 2, qua ce n'è un altro e qua su ce n'è un altro molto profondo, questo. Ecco, da qui, da questo buco, probabilmente se ne uscirà fuori il chupacabra, o più probabilmente un tasso. Ecco qua, qui c'è un sentierino di passaggio, quindi la fototrappola è piazzata qui. E chupacabra! Bene, chico! Chupacabra, chupacabra, chupacabra. Ai, come mi dica è chupacabra? Vuoi star bene come babra guava? Some people say they have seen the chupacabra. After some tequila, he was dancing the lambada. We don't know where he has come from, making all the Mexicanos looky like a thumb dumb. They say that he's a monkey. I think the whole story's just a little funky. There's a buggy-eyed creature that we call the chupacabra. 4 feet tall, like a mutant chihuahua. In Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. Hey, chupacabra! Hay un criatura que se llama chupacabra. Es muy feo como si dice babra guava. Queremos pasar algunas palabras. Oh, chupacabra! This song is silly, but you see we really gotcha. Like hearing the lambamba or the hokey cucaracha.
We started a sensation about a creature that is just hallucination. We did it for the money, but we do care what we think, it's really funny. There's a buggy-eyed creature that we call the Chupacabra, 4 feet tall like a mutant with Chihuahua, in Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. Hey, Chupacabra! Hay un criatura que se llama Chupacabra, es muy feo como TV para Roa. Queremos cantar algunas palabras, oh, Chupacabra! There's a buggy-eyed creature that we call the Chupacabra, 4 feet tall like a mutant with Chihuahua, in Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. Hey, Chupacabra! Hay un criatura que se llama Chupacabra, es muy feo como TV para Roa. Non mi chiedete perché alle 11 di notte sto in mezzo ai boschi, perché ste idee malsane. Io mi sono perso. Ah no. Allora, questa è la tana del Tasso. E lì c'è un altro buco. E questa è la fototrappola. Quindi vediamo se ho registrato qualcosa. ...82 filmati. Allora, non mi geolocalizzo per questione di privacy degli animali, ma adesso cercherò invece di prendere qualcosa di un po' più grande. Tipo cinghiali, ecco, ad esempio questo ramo che fa un po' da palcoscenico, diciamo, in un sentierino che sembra poter essere attraversato da animali selvatici, potrebbe essere una buona location. Quindi per esempio la fotocamera la potrei posizionare esattamente qui. Proviamo. Fototrappola piazzata. Accesa esattamente sul sentierino da ungulato, nella speranza passi almeno qualche cinghiale. Mentre, se volessi beccare qualche altro animale un po' più particolare, tipo, che ne so, le nutrie ad esempio. La nutria è stata importata, non è un animale autoctono. Era il famoso castorino con cui negli anni 70-80 ci si facevano le pellicce. Poi ovviamente sono state messe in libertà o sono scappate dagli allevamenti e ora è diventato un animale che pullula nelle nostre zone. Però se avete fatto caso, le nutrie non si trovano mai morte vicino alla strada, perché necessitano di un corso d'acqua da cui non si allontanano mai per più di 4-5 metri. Quindi difficilmente trovate una nutria morta da qualche altra parte o viva, perché comunque non si allontanano.
Quindi per fotografare, per video trappolare le nutrie, necessariamente devo andare vicino a un corso d'acqua. Per esempio, basta attraversare un piccolo corso d'acqua come questo e prestare un po' attenzione. Questo dovrebbe essere uno scolo d'acqua minuscolo che porta all'aspio. Questo ad esempio è uno scivolo da dove le nutrie poi scendono nel corso d'acqua. Quindi quando passate in questi punti, se buttate un occhio, non è raro che, ad esempio, eccola lì, riuscite a vedere delle nutrie. Laggiù ce n'è un'altra, laggiù in fondo è tutto pieno di nutrie. E adesso proverò a mettere una fototrappola per osservare le nutrie in questo corso d'acqua. E anzi, con l'occasione vi metto in coda un video, purtroppo fatto in verticale, quando una volta una nutria si è un po' arrabbiata con me e ve lo faccio vedere. Mattina caccia alla nutria, quindi veniamo in questi luoghi dove vedete qui c'è uno scivolo per le nutrie che scendono giù verso il fiumiciattolo, e qui c'è una colonia di nutrie, e voilà. Oh, cazzo fai? Alla fine, avete visto, sono riuscito a beccare anche dei lupacchiotti che sono passati proprio nel sentierino dove avevo messo la fototrappola. Purtroppo e ovviamente il chupacabra non l'ho trovato, però abbiamo fatto un bel giro panoramico su quelli che sono soprattutto i mammiferi nei boschi che circondano Ancona, perché sono veramente a pochi chilometri da Ancona. Non ho trovato il chupacabra, però vi do appuntamento lo stesso alla prossima puntata. Alla prossima!